Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello Italiano, dopo la settimana passata in Spagna al Gran Hermano, è stato a dir poco scoppiettante. Dopo aver informato tutti gli inquilini del loro amore sbocciato proprio mentre erano in trasferta, Shaila e Lorenzo hanno iniziato a ricevere molte critiche da parte degli altri concorrenti. E nelle ultime ore Shaila non è più riuscita a reggere il peso di questi attacchi, crollando in un pianto disperato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. GF, Shaila crolla sotto gli attacchi degli inquilini. Mi sento messa al rogo. L'atteggiamento di Shaila Gatta nei confronti di Javier Martinez, che si è sentito usato dalla ballerina, non è affatto piaciuto ai coinquilini della casa, che dopo il ritorno di Shaila in casa si sono immediatamente scagliati su di lei, prendendo le difese dell'argentino. Nelle ultime ore, però, dopo aver nuovamente discusso con alcuni di loro, Shaila è letteralmente crollata, lasciandosi andare alle lacrime e a un duro sfogo con il compagno Lorenzo Spolverato. «Sono triste, quante cattiverie su di me», ha detto Shaila in lacrime. «Quante cattiverie, mi viene da piangere, mi fa stare male, io non sono una che litiga, non parlo mai male di qualcuno. Che giornata, mi sento triste, mi sento di andare al rogo, non ce la faccio più». Spolverato ha dunque cercato di calmarla e consolarla affermando: «Ce la fai, è tutto normale, è questione di tempo. Andrà sempre meglio, poi tu hai le spalle larghe, sei chiara quando parli». Allo stesso tempo, non sono passate inosservate nemmeno le dichiarazioni che Shaila ha fatto su Javier, dopo che quest'ultimo ha affermato in diretta che per lui la ballerina non esiste più. «Che paura che mi fa, il diavolo, ha il diavolo dentro», avrebbe affermato Shaila riferendosi all'argentino, con il quale ormai il legame pare essersi spezzato del tutto. Frasi indubbiamente forti. Tra un pianto e l'altro, però, Shaila e Lorenzo non perdono tempo per lasciarsi andare alla passione che li ha travolti negli ultimi giorni. Nelle ultime ore i due ragazzi sono stati ripresi mentre si scambiavano effusioni, forse un po' troppo spinte, all'interno del magazzino presente in casa. «Qui è un casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori», ha affermato Lorenzo lasciandosi andare alla passione per la ballerina. «E tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano chi se ne importa», ha quindi risposto Shaila. La scena, considerata da molti un po' troppo spinta, ha generato molti commenti sul web, tra chi li considera due bravi attori senza credere minimamente alla loro storia e chi li accusa di utilizzare gesti e parole troppo volgari. Anche in questo caso le critiche si sprecano. Ovviamente c'è per anche chi li sostiene e spera che i due possano presto viversi in maniera più serena.